Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo appuntamento con i plugin stock di Studio One. Dopo aver visto le funzioni di panning nel precedente episodio, oggi ci occupiamo del dual pan. Questa volta possiamo lavorare indipendentemente sul canale destro o sul canale di sinistra del nostro pianoforte. Ad esempio, spostare quindi leggermente il suono verso il centro mantenendo l'effetto stereo, oppure sbilanciarlo leggermente a destra e cambiare anche il pan low che normalmente viene utilizzato nei mixer analogici. Possiamo ovviamente lavorare sull'input balance, avere per esempio soltanto più canale destro, quindi lavorare con un mono modificabile, oppure rimanere stereo. L'altra funzione è quella di linkare i due canali e quindi avere la possibilità di aprire il width del pianoforte mandandolo completamente in controfase e poi spostarci con il pan per creare ulteriori effetti di phasing. Sentiamo senza. Sto utilizzando il pianoforte per mostrare un lavoro più accurato su tutte le frequenze, ma è estremamente utile sulle percussioni e sul bilanciamento appunto nel segnale stereo dei pan relativi ai pad o ai suoni sintetici. Spero vi sia stato utile, continuate a seguirmi su YouTube, iscrivetevi al mio canale qui sotto, lasciate un commento, risponderò appena possibile. Ci vediamo su Music Off, su Facebook e ovviamente su YouTube. Ciao a tutti!